Come conquistare la sicurezza? Vorrei subito spazzar via dalla mente l'idea che le cose che tu vedi fragili di te, gli errori, le delusioni, abbiano bisogno di una tua esplorazione, non ne hanno affatto bisogno. Di che cosa abbiamo bisogno? Di che cosa abbiamo bisogno? L'altro giorno mi ha scritto una signora dicendo che sta facendo un percorso psicologico con un coach dove cercano di analizzare, di curare la bambina ferita che c'è in lei perché da ragazza ha subito dei traumi, nel senso di un padre troppo aggressivo, di una madre fredda. E questa signora citava una psicoterapeuta, la quale dice che le cose che ti sono accadute fino a 7 anni lasceranno un marchio indelebile nella tua vita se non fai qualcosa per liberartene. Tutti dimentichiamo una cosa molto importante, ed è questo il motivo, il leitmotiv di Rizza. La nostra vita sarebbe meno di niente se non fosse che noi possediamo un centro. Questo centro è molto simile al seme. Sta nascosto nella profondità della terra e al momento opportuno germoglia e fa il fiore. Il centro non vive di pensieri. Non potrai mai, per nessun motivo, uscire dall'insicurezza ragionandoci su. Questa email che mi ha scritto una signora, chiamiamola Carla, mi sento come se la mia vita fosse completamente in disordine. I rapporti con le persone mi sembrano un disastro, come se non facessi mai le cose giuste al momento giusto. E mi dico, fai solo errori, non impari mai. Mi sento insicura, indecisa e confusa. In questo momento mi viene solo voglia di nascondermi, come se qualcosa dentro di me volesse restare nascosto. Nei disagi ci si nasconde, perché nel nascondimento noi ci avviciniamo al nostro nucleo, al sé che vive nascosto. La psicoterapia non è il luogo per parlare di se stessi, della propria storia, del proprio racconto. Non è neanche il luogo per raccontare quelli che noi chiamiamo i problemi. La psicoterapia è il luogo per ricordarti, se è una psicoterapia, che pianta sei, che cosa ti caratterizza. Su questo numero di Rizza abbiamo voluto dedicare l'ultima pagina a Hillman, il quale dice che comunque vada nella tua esistenza, guarda che c'è dentro di te qualcosa, un'energia, diremmo oggi, i greci avrebbero detto un daimon, che sta percorrendo la sua strada, che è la tua strada, per portarti verso la tua destinazione, verso il tuo destino. Se lo sguardo si posa su come sono gli altri, o su come devono essere gli altri, o come devi andare bene agli altri, o sul ragionare come tutti gli altri, una psicoterapia è tale solo se esce dai luoghi comuni, dai modelli delle opinioni correnti. Se pensi che sei così, perché da bambino hai subito queste cose, non puoi uscirne mai, perché quel bambino ciò che ha subito l'ha subito. Come dicono i grandissimi, mai ragionare su ciò che è accaduto, mai. La sicurezza si forma goccia a goccia, giorno dopo giorno, con che cosa? Con la percezione dei disagi che arrivano. Vede, dottore, da quando mi sono separata da mio marito io mi sento persa, persa. Eppure ho fatto di tutto per separarmi. Forse in me c'è qualcosa di sbagliato, così sono sempre più insicura e sempre più persa. Sapete cosa le ho detto? Signora, provi a perdersi per davvero. Come a perdermi? Sì. Quando si sente persa, immagini un labirinto, senza via d'uscita. Chiuda gli occhi, lo immagini il labirinto. Il labirinto è lo spazio più antico che forse sia mai esistito. Miti, leggende, riti.
il filo d'Arianna si trova per uscire dal labirinto. Dentro di te c'è un filo d'Arianna, il quale ti sta conducendo fuori dal labirinto delle opinioni comune. Il peggiore dei labirinti è quello delle opinioni comune. E questa signora che vi dicevo prima, sentite cosa mi scrive. Uno dei difetti che ho è quando mi trovo a parlare con una persona finisco col parlare delle mie vulnerabilità, di cose personali che mi sono successe. E poi dopo ci ripenso e mi dico, ma perché parli troppo? E inizio a colpevolizzarmi. Mi sento affranta, persa, spenta, indecisa, insicura. Come se mi mancasse qualcosa di me. Mi ritrovo a piangere quasi sempre perché mi sento sempre triste, insoddisfatta e con tanti sensi di colpa per cose fatte e per cose che non ho fatto. Che cosa fare? Che cosa fare? Prova a spazzar via tutte le opinioni e i pensieri che hai. Prova a dirti: io mi sto perdendo. Prova a dirtelo. E mentre dici mi sto perdendo, chiudi gli occhi e prova a fare come succede nelle fiabe. Cammina, 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 non so dove andare. Cammina, cammina, cammina. Non trovo una strada. Bene, il mio centro non vuole le strade che percorro. Il mio centro vuole che vedo le cose diversamente. Allora il labirinto e il sentirsi persi stanno producendo proprio questo. Non vogliono la Giuliana che vuole raggiungere gli obiettivi che ha in mente lei. Non vogliono la Francesca che vuol diventare quello che ha in mente. Vogliono, vuole il nostro centro che ti allontani da lui e che quando ti accorgi che stai parlando troppo di te, mettigli sopra lo sguardo. Per altre volte parlerai ancora inutilmente di te, ma tu posa lo sguardo e prova a dirti senza colpevolizzarti: io sono quella lì che si racconta, punto. Quando mi racconto? Adesso, alle 4 del pomeriggio. Non dirti smetterò di farlo, non dirti più che non vai bene, non dirti che sei insicura, prova a dirti semplicemente: io sono quella che adesso guarda ciò che accade. Questo sguardo che guarda dentro di te, più diventa vuoto, più sta preparando la tua trasmutazione. Molte persone mi dicono: dottore, io non sto bene, sono molto insicuro, molto insicura. Sapete cosa io dico spesso? Cito una frase di Jung che mi piaceva moltissimo. Molte persone si svalutano perché sono troppo forti e non vogliono vederla la loro forza. Perché? Perché li renderebbe indipendenti. Noi ci aggrappiamo a rocce che stanno franando. Quella è l'insicurezza. Dentro di noi ci sono certezze che sono quelle che ci hanno condotto fino qui. Sono certezze che non compaiono. Allora facciamo un programma per l'insicurezza. Come vincerla? Ogni giorno mi scrivo queste tre cose. Io non ho un progetto. Io non mi conosco e non mi voglio conoscere. Io mi affido a qualcosa di sconosciuto e soprattutto non penso di migliorare e non penso di mandar via l'insicurezza. Esame di coscienza della sera: quanto sono diventato più sconosciuto rispetto a ieri? Nella giornata è accaduto qualche volta che non avevo niente da dirmi. Dottore, sa cosa ho fatto? Mi dice Michela. Sono andata vicino a una pianta e l'ho guardata. Che meraviglia! I rami stanno diventando verdi. Non erano così verdi qualche giorno fa. Sono rimasta presa, catturata dalla meraviglia della pianta. Voi direte: che sciocchezza è?
e se in quella meraviglia tu stessi trasmutando per diventare quell'unico che sei, non quel manichino finto che ti sei messo in testa di essere. Quindi, per riassumere, naturalmente su Rizza troverete molto di più di questi spunti. Ho scritto anche un pezzo dove dico a una signora: io sono arrabbiata per tutti i torti di mio marito. Signora, non ne sono i torti di suo marito, è la rabbia che lei sta incontrando. È la rabbia. Provi a chiudere gli occhi e immaginarsi come una guerriera, ma senza suo marito. E se la guerriera dentro di lei volesse presentarsi per farle fare un altro tragitto? L'insicurezza è riconoscere che sei in viaggio, è riconoscere che le cose che vuoi non dipendono da te, è riconoscere che il tuo passato non esiste più e non tornerà mai più, è riconoscere che sei viva adesso, è riconoscere che c'è una meraviglia che non sta scendendo in campo, è riconoscere che sei diventato troppo banale, è questo che ti fa male, è riconoscere che vuoi essere come tutti gli altri, è riconoscere che non sai star solo e che la solitudine è una compagna di viaggio. Sì, ma quando sono solo sono pieno di pensieri. Bene, accogli i pensieri e ricordati che quella solitudine è la tua divinità. È lei che prepara la tua sicurezza. Senza il parere di nessuno, goccia dopo goccia, distanziandosi semplicemente dai tuoi pensieri, l'insicurezza svanisce. Non per diventare più forte, non per diventare più forte o forte secondo gli schemi della pubblicità o dell'uomo macio o della donna con i muscoli, no, per diventare ciò che sei. L'altro giorno un ragazzo giovane mi diceva: io voglio diventare un duro. Mi ha detto: guarda che i duri si spezzano facilmente. Ah, ciò che sei, sai come è fatto ciò che sei? È fatto di inverni, di estate, di primavera e di autunni. È fatto di colpi di vento, è fatto di incertezze. Vorrei che voi imparaste la felicità nell'incertezza, la felicità nell'insicurezza, perché la sapienza antica questo ha detto, questo ha raccontato. Quella che noi cerchiamo è una sicurezza finta, fittizia. E quando arriva l'incertezza, non viene come pensi tu, perché sei sbagliato, perché hai avuto dei traumi nel passato, ma perché vuol spazzar via l'identità che ti sei messa in testa, quella donna che è l'uomo che vuoi essere. E quelli che tu chiami gli errori sono le prove dell'anima per arrivare alla tua meta, perché nessuno insegna ai rondoni a volare. Sapete che i rondoni fanno centinaia e centinaia di chilometri, dormono in volo e arrivano a 220 all'ora. Ecco, la nostra anima, il nostro sé, il nostro nucleo è fatto per produrre le azioni che ci appartengono da migliaia di anni e che sono nostre. Andate, chiudete gli occhi, ogni tanto cercate il bambino che eravate, non per ricordare il passato, ma per vedere le azioni nitide che c'erano. Se le guardi, torneranno. Per sapere se siete sulla strada giusta, guardate se arrivano sorprese. Se dopo un po' vi accorgete che non vi tormentate più, ecco, se ve ne accorgete, non ditevi niente, andate avanti.